Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Ringraziamo tutti voi che siete qui, soprattutto quelli che vengono da molto lontano, cito Torino, Vicenza, Bologna, Firenze, Bari, Potenza, ovviamente tantissimi da Roma e da Napoli per seguire Pier Giorgio Caselli, che sta qui e si sta concentrando, perché è giusto che si concentri prima di iniziare. Per cui noi ci presentiamo, ovviamente per chi non ci conosce. Noi, Mimmo Mallardi, Teresa Noce e Francesco Villano, siamo i fondatori dell'associazione Confronti. Questo è il quinto anno della nostra attività, diciamo, di associazione. Noi ci occupiamo di dialogo interculturale, interreligioso e benessere della persona. Facciamo incontri da settembre quest'anno fino a giugno, una volta al mese, invitando persone, chiamiamoli positive, persone rappresentative, che soprattutto in questo momento oscuro possono rappresentare una bussola di orientamento, possono darci delle indicazioni. Il cambiamento è in atto. Se voi siete qui appunto perché seguite Pier Giorgio, sapete appunto che c'è questo desiderio di fondo di portare avanti questo cambiamento. E quindi noi chiudiamo la stagione con Pier Giorgio. È un incontro programmato lo scorso giugno 2017. Ormai Pier Giorgio, insomma, segue molto, è iper impegnato e lo fa ovviamente con grande disponibilità. Sapete che di nostra filosofia tutti i nostri incontri sono gratuiti. Con l'incontro di Pier Giorgio Caselli c'è un'offerta libera, la quale viene destinata a gran parte ai suoi studenti che, insomma, non hanno possibilità economiche di partecipare ai suoi seminari in Sardegna. E questa volta una piccola parte va a noi, perché organizzare questo evento qui nell'area archeologica ci sono state ovviamente le spese extra per gestire la sicurezza e tutto quanto. Quindi siate generosi. E il tema portante di quest'anno della quinta stagione di Confronti è stata la bellezza nei diversi ambiti. Il termine bellezza deriva dal sanscrito Bet Elza, che vuol dire il luogo dove Dio brilla. E noi stasera siamo in un luogo molto suggestivo con delle belle persone. Per noi è doveroso ringraziare per gratitudine e rispetto le persone che sostengono la nostra associazione, che sono gli enti, gli sponsor e i professionisti del settore che hanno contribuito al successo della quinta stagione di Confronti. Nel nostro piccolo abbiamo quasi raccolto 1800 presenze in 9 incontri. Innanzitutto l'amministrazione comunale di Formia, che aiuta economicamente l'associazione Confronti, e un ringraziamento di cuore alla dipendente Sabina Marzullo, che ha gestito la sala Ribò del comune di Formia gratuitamente. Gli sponsor, amici soprattutto, che hanno contribuito a sostenere le spese vive dell'organizzazione. Tutti i nostri incontri, come vi ho detto prima, sono gratuiti. E cito, perché è un piacere citarli, Records di Silvana e Antonio Noce, Allianz Assicurazione del dottor Giacomo Simeone, Ceramica Cavolino di Francesca Cavolino, Supermercato Conad di Franco Forte e Angelo Spinosa, Derma Center del dottor Giancarlo Patriarca, Delta System Computer di Mallardi Vito, Studio Commercialista del dottor Marcello Di Principe, la Scuola di Lingua Formia Mentis di Sara Mastro Battista, l'Hotel Villa Irlanda dei fratelli Angelo e Franco Spinosa. Cito i nomi perché sono persone che credono in punto nella nostra attività e quindi sono meritevoli, al di là della loro azienda, nel sostenere questa nostra iniziativa. Amici professionisti che ci hanno aiutato a promuovere e diffondere i nostri incontri, il nostro grafico Francesco Mitrano, il cui logo è molto apprezzato, Radio Formia di Francaforte, che diffonde i nostri incontri,
il tecnico audio Peppe Palmiero, che si mette sempre a disposizione appunto per fornire l'audio, il fotografo Paolo Di Tucci di Oltre Immagini, che dà appunto, racconta la storia fotografica di tutti i nostri incontri, Pasquale D'Arco della tipografia D'Arco, il quale fa il nostro depliant. E per questa serata un sincero ringraziamento va a Vida Oriemma dell'associazione Sinus Formianus, che ha gestione del sito archeologico, che ha appunto grazie a lui e all'archeologo Tocato di aver fatto due visite guidate in questo bellissimo sito. Anzi, invito coloro che restano qui a Formia a dormire domani di andare nel pomeriggio a vedere il famoso cisternone romano. È una bellezza di Formia, è il secondo cisternone più grande d'Europa dopo quello di Istanbul, ma con un aspetto molto importante, costruito 4 secoli prima rispetto a quello di Istanbul, e quindi vale la pena di andarlo a vedere dalle 17 in poi. Dal dirigente della cultura del comune Ottaviani, che ci ha concesso l'area archeologica, al presidente del circolo Caposelli, ingegner Giannella, e del segretario Antonio Cerceruso, che ci sostengono nella logistica e dico francamente nell'utilizzo dei bagni, alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile per il supporto di questa serata, Giuseppe Capuano di RTG Golfo che sta facendo una diretta TV. Infine desideriamo ringraziare voi tutti del pubblico che ci avete seguito in questi 5 anni e che ci date a noi anche la forza di prevedere una 6ª stagione. Speriamo. Bene, queste sono delle presentazioni di rito, ma ripeto, fatte col cuore e fatte diciamo come ringraziamento, perché sennò altrimenti senza avere tutto questo supporto noi non esisteremmo. Adesso siamo in attesa di Pier Giorgio Caselli, che sta scendendo su dal circolo nautico a Caposele, che ha avuto necessità di avere un momento di concentrazione, di meditazione prima di iniziare la serata. Pier Giorgio non ha bisogno di presentazioni, se siete qui è appunto perché lo seguite come me, che l'ho scoperto su YouTube. I suoi video, le sue conferenze sono seguitissime, si arrivano a punti di 80.000 follower che seguono le sue conferenze. Pier Giorgio è stato già lo scorso anno da noi, è nata una grande amicizia con noi e con la nostra associazione. La cosa che mi fa piacere di Pier Giorgio è che è una persona semplice, che si affida ai grandi maestri, da Gesù, Buddha, Yogananda, e quindi ha questo aspetto della divulgazione. Io ho terminato, passo la parola a Pier Giorgio che svilupperà buona riflessione. Inizierò cantando una canzoncina. Abbiamo sicuramente più bisogno di consapevolezza, non di ennesimi miti. Quindi vi prego di non costruirlo e di non costruirli, perché non ne abbiamo più bisogno. Quello che ci serve è semplicemente scoprire chi siamo e non mettere qualcuno su un piedistallo. Se c'è un piedistallo è solo per essere ascoltati meglio.
e non per una sorta di incensimento. Quindi vi prego di considerarlo questo. Mi collego a quanto abbiamo iniziato a vedere nello scorso incontro che abbiamo fatto sempre qui con Mimmo e la loro bellissima associazione, che sempre ringrazio, e abbiamo iniziato a vedere, chi di voi c'era o chi di voi non c'era, il senso esoterico dell'educazione. La parola stessa, nella sua antica etimologia, vuol dire portare a galla chi siamo. E invece nell'attuale società è diventato una serie di schemi per farci apparire agli occhi degli altri brave persone. E allora un ragazzo è educato se si comporta in un certo modo, e quel certo modo è un certo schema. E quello schema è diverso da qui, dall'India, dal Sud America, dalla Malesia e così via. È invece ciò che siamo, diverso a seconda del luogo geografico. Nella nuova coscienza emergente, sempre più persone stanno spontaneamente sperimentando, chi più intensamente, chi meno, l'essere che siamo, al di là dei pensieri e delle emozioni. Mi piace dire che non vi si deve trasmettere la verità. È illusorio. È sufficiente saper vedere i propri condizionamenti. Quando so vedere i miei condizionamenti, non è necessario che qualcuno ti dica qual è la verità, il che sarebbe la sua interpretazione della verità, il suo filtrare qualcosa che è oltre qualsiasi filtro e concetto. Ma quando vediamo, iniziamo a vedere amorevolmente il condizionamento che abbiamo, allora ciò che siamo, libero da qualsiasi schema e interpretazione, emerge spontaneamente in noi. E quell'emersione ha un sapore unico che non può essere controllato, e giacché non può essere controllato, non vi può neanche essere dato. È possibile che l'educazione, nel futuro meraviglioso che sta avvenendo, anche se la TV non ce ne parla, i giornali parlano solo di disgrazie, un po' per nutrire il nostro corpo di dolore, vedrà sempre più persone che spontaneamente lasciano cadere condizionamenti che abbiamo avuto da vite e vite. Ce le portiamo da altre vite, ma ci vengono anche appioppati dalla società. Ci vengono anche dati dai genitori, senza cattiveria. La TV, gli amici. E l'essenza del condizionamento consiste nell'avere un'idea su chi sono. O se volete usare un altro linguaggio, filtrare con la mente qualcosa che non può essere capito dalla mente. Allora accade che in un certo momento del proprio cammino, qualsiasi idea su chi siamo, anche le più sacre, più giuste, più belle da capire, da pensare, da raccontare agli altri, deve cadere. E quella caduta non può appartenere a nessuna tradizione. Eppure rispetta tutte le tradizioni. C'è una cosa incredibile, ed è la capacità che un iniziato ha, e vi ricordo che un iniziato non va in giro col turbante o a dire quanto sia un iniziato o a manifestare poteri o a cercare di essere notato, il che denota solo il fatto che non ha ancora andato oltre se stesso e il bisogno di essere visto. C'è una qualità meravigliosa che un iniziato ha, ed è la capacità di sorridere profondamente a ogni condizionamento. Invece tantissima gente ha ancora l'idea che deve lottare contro qualcosa, o che deve fare uno sforzo grandissimo. E giacché ha questa idea, questa è la realtà che crea. Forse abbiamo visto troppi film di Rocky, dove c'è un allenamento fortissimo per riuscire a superare una prova. E forse questo crea un'illusione di dover superare delle prove per giungere a chi siamo. Bene, una delle caratteristiche della nuova coscienza emergente è la fine del dramma.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che tantissime persone, iniziando a intuire la natura di chi veramente siamo, inizieranno a entrare in uno stato che i cristiani delle origini chiamano grazia. E in questo stato, sebbene ancora esteriormente ci possano essere delle prove difficili, interiormente non vi è più alcuna sofferenza. La tradizione di questi insegnamenti le troverete in tutte le scuole esoteriche, ognuna esprimendolo in linguaggi diversi. Ma quello che accadrà è che sempre più persone non avranno più bisogno di soffrire per crescere. Questo può essere chiamato come una sorta di passaggio dalle scuole elementari alla scuola media, forse. Usate il linguaggio che volete. Eppure vorrei riportare l'attenzione profondamente su questo. La fine della drammaticità della vita. Quanti di noi spesso dicono che la vita è un dono? Eppure vedete, se fate un dono a un bambino, il bambino è felice. Ma poca gente è veramente felice per la vita che vive. E questo è semplicemente segno del fatto che mentre dice che la vita è un dono, non vive ancora a quel livello di coscienza. E invece la vita è arrancare, faticare. È come un'alchimia al contrario. Qualsiasi cosa bella entro qualche mese verte, come insegnava il grande Gautama il Buddha, all'illusione e alla fatica. Forse l'avete sperimentato nelle relazioni. Relazioni che sul nascere erano belle, luminose, entusiastiche, che vi davano energia, diventano piano piano abitudine, spegnimento, noia addirittura, o fatica di resistere in una relazione, no? O forse l'avete sperimentato in un lavoro, un entusiasmo iniziale ha lasciato posto alla routine, alla mancanza di creatività, a guardare l'orologio. Se potete vederlo, questo non è segno che dovete cambiare lavoro o partner, ma è segno che non siete ancora a livello di vita come dono. Capite? E ogni cosa bella verte al brutto. Non vi voglio portare sfiga. Vi voglio semplicemente invitare a vedere tutto questo. Per secoli avete creduto tantissime cose diverse. Se poteste ricordare, e magari in alcuni di voi questo accade anche, le vite passate, vi accorgereste che siete saltati da vite estremamente religiose, magari in un tempio, a vite estremamente laiche, in cui non credevate nulla. Siete saltati da credere una cosa addirittura a negare quella cosa, da una vita a un'altra. Ma c'è sempre stato una cosa comune a ogni vita. In ogni vita hai sempre avuto un certo grado di sofferenza. Ora per il lavoro, ora per la salute, ora per la tua tribù in guerra con un'altra tribù, ora per dei genitori che non ti hanno dato sufficiente amore. Ma in realtà l'iniziato vede che queste motivazioni esteriori non sono reali. Invece reale, e se sei pronto a vederlo è dirompente, è che io ho ancora bisogno di soffrire. E quindi quando nasco da dei genitori, ecco che attiro sofferenza. Sono io che ne ho bisogno. E invece noi crediamo che la vita sia così. Nella nuova coscienza emergente, molte persone, spero anche tra alcuni presenti, vedranno profondamente, non lo scriveranno su Facebook, non lo diranno agli altri, ma vedranno profondamente che la sofferenza è quello di cui hanno profondamente chiesto alla vita di avere di vita in vita, di incarnazione in incarnazione. Allora in una vita avete magari avuto delle sofferenze legate a una carestia, a dei raccolti che erano sempre miseri, a grandi difficoltà per riuscire a mangiare. Oppure in altre vite siete stati profondamente traditi da quelli che consideravate amici. Vedete, questa cosa è dirompente. E se la vedete, se potete vederla, non è necessario per forza ricordare o credere alle vite passate. Inizio ad accorgermi che
benché di vita in vita abbia avuto sofferenze completamente diverse, credendo una volta che la colpa fosse della mancanza di pioggia, credendo un'altra volta che la colpa fosse della lotta tra le tribù, credendo una volta ancora che la colpa fosse di mio marito che mi ha mollato con dei figli a vivere chissà dove distenti, in realtà all'iniziato inizia a vedere, come un filo che collega le perle, che di vita in vita ha sempre avuto bisogno di soffrire e che il bisogno era suo, non parte della matrice e dell'essenza della vita. Allora sorge una domanda che è profondamente religiosa, senza tuttavia chiedervi di chiedere a qualcosa come la intendiamo ancora preistoricamente la religione. E se la vita fosse altro? E se io in questa vita soffro per questo e altri per altro, ma sono ancora a livello di coscienza in cui ho bisogno di soffrire per un motivo o per l'altro? Come posso uscire da questo? Il Buddha lo chiamava samsara. E il suo insegnamento è per tutti, non è per i buddisti, ovviamente, come noi scioccamente lo intendiamo. Come posso uscire dal bisogno di soffrire? Vedete, questa domanda è molto più religiosa che i credo che da tante vite vi mettete in testa e poi dimenticate. È possibile che la sofferenza non sia parte della vita, ma sia invece la realtà che io costruisco e che attiro, perché ho ancora bisogno di quel livello, diciamo così, non vi offendete, di rozzezza interiore. Bene, in questo livello di coscienza, la bellezza è sempre percepita come qualcosa di esteriore a me. Un bel quadro, un bel tramonto, l'emozionarmi davanti a una scultura di Michelangelo, un bel castello su un colle, un fiore che sorride in un prato, ma è sempre esterno a me. Quel fiore, quel castello, il sorriso di quel bimbo non mi collegano a qualcosa che è oltre me. Allora vado nei musei a vedere la bellezza, ma quella bellezza è sempre separata dall'osservatore che la coglie. E quella separazione non può cessare finché ho bisogno di soffrire. Allora la bellezza è un intrattenimento, è un distrarmi un po' da una vita che è essenzialmente vista come difficile. Allora vado a riempirmi un po' di bellezza. Eppure se la bellezza è lì dove brilla Dio, non può essere questo, vero? Perché questa piuttosto è una distrazione. C'è una storia molto bella che mi pare la raccontasse Tagore, questo grande poeta mistico. Ed è la storia di un re che non ha avuto figli. E questo re vuole lasciare il regno, già che sente che è prossimo a dover lasciare il suo governo, il suo gestire il regno, è anziano, e saggiamente cerca un erede giusto. E racconta del fatto che un giorno dichiara a tutto il popolo: oggi per tutta la giornata potrete fare ciò che vorrete, entrare nel castello e fare ciò che vorrete, ma a mezzanotte questo terminerà. E così il saggio re dall'alba apre le porte del castello e riempie i tavoli di buon cibo e chiama musici affinché suonino. E immaginate una festa bellissima. E tutta la gente piomba dentro cercando di gioire al massimo di quel cibo, della musica, dei balli, cercando di dimenticare la propria miseria. Ma a mezzanotte un grande gong
scandisce la fine della festa e tutte le persone tornano alla loro vita misera. Vi prego, non vi offendete, cercate di cogliere il significato esoterico di questa storia. Così un consigliere va dal re e dice: Sire, che senso ha avuto tutto questo? Il re è triste, guardando in lontananza fuori dalla finestra. Fa: a che è servito tutto questo? E infine il re si gira e dice al consigliere: Sai perché sono così triste? Perché nessuno, oltre a ingozzarsi, oltre a cercare di divertirsi per qualche ora, nessuno ha detto: Bene, ora declamo di essere io il re. Nelle ore in cui ho potere, passo tutto il potere a me stesso e da mezzanotte in poi rimarrà a me. Sembra una storia banale, vero? Ma che cosa ci racconta? Ci racconta, cari amici, quello che la coscienza addormentata continuamente fa. Primo, non essere pronta a prendersi una responsabilità è sempre colpa degli altri. E in altre vite era colpa della tribù nemica, era colpa della mancanza di pioggia, era colpa di quella disgraziata di mia moglie che mi ha piantato. E in altre vite era colpa della filosofia, della politica, dei religiosi, era sempre colpa di qualcuno. E oggi è colpa della crisi economica. È colpa degli altri, capisci? E tutti però sono solo pronti a spassarsela, a distrarsi. Perché questa storia è così bella? Perché nessuno ha usato il potere di quel giorno per dichiarare che da mezzanotte in poi il potere non sarebbe tornato al vecchio re, ma sarebbe rimasto a questa persona. E il re terminò dicendo al consigliere: Vedi, quella persona si sarebbe dovuta assumere l'onore e l'onere, e io sarei stato felice di trasmettergli, perché avrei trovato qualcuno profondo, capace di intuire che non era qui a spassarsela per qualche ora, ma a dichiarare nell'orario di potere che ora governava lui, e in quell'orario avrebbe potuto bandire il mio limite di orario, eppure nessuno ci ha pensato. Perché questa storia è così bella? Perché parla della differenza tra gioia e spassarsela. Se uno solo delle persone a corte avesse detto: Ora sono io il re, mi nomino, da mezzanotte in poi il regno sarà mio e lo governerò io, questa persona si sarebbe caricata di un servizio anche, non solo della bellezza di avere una corona in testa o di poter mangiare del cibo buono, no? E di che cosa sto parlando, cari amici? Di una delle caratteristiche che contraddistinguono l'iniziato, ed è il servizio. Il servizio non è qualcosa che facciamo agli occhi degli altri, è semplicemente qualcosa che, quando iniziamo a scoprire chi veramente siamo, il re della reggia e non il mendicante che cerca di spassarsela, è qualcosa che inizia naturalmente a emanare da noi. Semplicemente non sto qui per gozzovigliare, capite? E che cos'è questo servizio? Le tradizioni lo dicono in vari linguaggi, ma a me piace dirlo in un linguaggio molto molto semplice. Essere esteriormente una persona qualsiasi, ma vivere interiormente in uno stato di coscienza elevato. Non dirle 420, non affermarlo su Facebook o su YouTube, ma semplicemente vivere radicati al divino, mentre esteriormente si è un qualsiasi personaggio. Allora non si gureggia, non si sale in cattedra, capite? E invece silenziosamente, mentre si vive una vita apparentemente normale, si è preso coscienza dell'Eterno in noi. E non è importante dargli nomi. Ma quando lo si inizia a realizzare, non si può far altro che emanarlo silenziosamente ed espanderlo silenziosamente. Non sta a noi convincere gli altri.
Non sta a noi cercare gli altri di portare al nostro punto di vista anziché a un altro punto di vista. Questa è tutta roba della vecchia coscienza, capite? Sant'Agostino lo chiamava il maestro interiore e diceva che il vero maestro non è mai fuori di noi. Le tradizioni indiane, cinesi antiche dicono le stesse cose in linguaggi diversi. Voglio dirlo così. Mentre viviamo nel tempo, in questo caso in una bellissima sera di inizio giugno del 2018, realizziamo il senza tempo. E possiamo continuare a essere vestiti con gli abiti che usano in quest'epoca, come, cari amici, abbiamo avuto abiti di tutti i tipi e di tutte le epoche. Ed era normale così all'epoca, ma se ora foste vestiti così non sareste tanto normali. Ok? Così oggi posso essere vestito normalmente, senza gureggiare, senza cercare di essere notato, eppure realizzare il senza tempo, mentre vivo in questo tempo. Infatti, c'è un altro condizionamento grande che ci è stato dato. E questo condizionamento è che in qualche modo dobbiamo scappare dalla vita. Molti di qui presenti in altre vite sono stati yogi, asceti, sacerdoti, in alcuni casi anche pseudomaestri. Sono tutti modi di scappare dalla vita. Avevo difficoltà, magari col sesso, magari con i soldi, o magari a lavorare. E allora mi chiudevo in un monastero. Nella nuova coscienza emergente, questo non accadrà più e non ci sarà più alcun tipo di fuga. Se pensate che questo sia la fine della religione, non vi rendete conto che questo è l'inizio di un'epoca più spirituale, in cui spiritualità e materialità non sono separati da una o materiale o spirituale, o ho dei figli, o lavoro, oppure mi chiudo in un tempio, in una grotta. Realizzare questo vuol dire dare un senso anche alle proprie vite passate e portare nella quotidianità cose che abbiamo a volte sviluppato in una vita straordinaria, ma isolati dal mondo. Che ci crediate o no, in molte vite siete stati isolati dal mondo. E se qualcosa di reale è stato veramente toccato, dovete espanderlo, non dovete seppellirlo con voi come già avete fatto. Perché questo è segno che invece la grandezza è sfuggita, non l'avete realizzata. Che grandezza è se rimane solo per voi? Bene, questo è il servizio. E ognuno può viverlo a suo modo. Ma non potrete servire se prima non scoprite chi siete. Sarà solo qualcosa di morale, volontariato, e ben venga, fa molto bene al mondo. Ma il maestro è un'altra cosa. Prima di leggervi delle righe, vorrei portare l'attenzione su un altro punto. Uno dei modi, dice un maestro che amo molto e di quale vi voglio leggere delle righe, che è Paramahansa Yogananda. Quando ero adolescente in India ricevetti per caso, diciamo così, ora so che non è così, l'iniziazione a Kriya Yoga da una persona molto misteriosa, poi diciamo la ufficializzai di nuovo a Los Angeles nella scuola madre, ma non capivo all'epoca che tutto stava venendo a me affinché non rimanesse per me. E quando ero molto giovane in India scoprii qualcosa che sentivo essere profondamente per me, ma che mi richiamava a staccarmi dal mondo, a lasciare tutto, a diventare, ora dico di nuovo, un asceta, una anacoreta, qualcosa del genere. Eppure qualcosa dentro mi disse che non serviva più quello, che era già stato fatto tante volte, e che ora invece è tempo di portare tutto questo nella praticità, senza escludere qualcosa. Se questo fiorirà nel mondo, e io credo che stia già fiorendo, allora vuol dire che nulla va perduto, ma semplicemente trasformato. E che la religione, che tante volte ha creato separazione, ripeto, tra vita spirituale e vita materiale, non è destinata a sparire, è destinata ad evolvere.
E uno dei grandi maestri che mi ha trasmesso tantissimo questo è stato Lahiri Masaya, un maestro che aveva quattro figli, un maestro immenso, il maestro del maestro di Yogananda, e che era anche dirigente delle ferrovie per conto del governo britannico in India, eccetera. Alcuni di voi conoscono la storia. E che è stato invitato dal suo maestro, che forse alcuni sanno essere il grande Babbaci, a vivere una vita in mezzo agli uomini. E Babbaci gli disse proprio questo: già sei stato asceta per tante vite, in questa non ti serve più. Vai in mezzo agli uomini, lavora come tutti, abbi dei figli e manifesta la coscienza divina che non viene perduta mentre è un lavoro e dei figli. Perché parlo così? E forse vi sembra anche che magari vi sto offendendo. Non è ovviamente l'intento di chi parla. Perché molte più persone di quello che crediamo sono qui dal comitato di scendo a dare una mano. E invece venite qua giù, nascete da dei genitori e vi dimenticate questo. E pensate di essere qui solo per risolvere i vostri casini. O se volete un linguaggio più esoterico, trascendere il vostro karma. E non ci rendiamo conto che finché cerco di trascendere il mio karma senza offrire qualcosa agli altri, non lo trascendo veramente, lo sposto solo su altri livelli. Allora mi trovo in un pendolo in cui oscillo da una asceta che rinnega il mondo a perdermi completamente nel mondo e nei piaceri. Capite? Ma non trovo mai l'equilibrio che mi permette di trascendere entrambi e di adempiere al motivo per cui veramente siamo qua. Forse potremmo usare la parola equilibrio, ma ciò che è veramente importante è spogliarla, rispettandolo, da tutte le tradizioni antiche e in questo adempierle. Quando una mela cade dall'albero, è contro l'albero, o piuttosto adempie al motivo per cui è lì. Essere matura, essere nutrimento per qualcuno. Se una mela rimane attaccata sull'albero, è de plastica. Capisci? È il destino di una mela crescere su un albero, ma poi maturare e nutrire. Ma per nutrire non può rimanere attaccata all'albero. Così, noi abbiamo avuto tantissimi alberi a cui siamo stati attaccati, meravigliosi. Io amo gli alberi. Pochi giorni fa ero nel National Park in America delle sequoie. Questi alberi enormi, alcuni sono alti quasi 100 metri, no? Ed era bellissimo camminare in questo parco, con questi alberi immensi. Sentivi proprio che sono un po' i maestri degli alberi, no? Hanno migliaia di anni, alcuni più di 4.000 anni, pensate che meraviglia. Ma pur amando gli alberi, una mela non può rimanere attaccata al melo. Così quello che accade nella nuova coscienza emergente è che tantissime persone adempiono al cammino che fanno da vite, semplicemente trascendendolo e non rimanendovi attaccati. Quell'attaccamento spesso è il mal chiamato fedeltà. Ma non si tratta di fedeltà, capite? Si tratta di attaccamento. Cosa pensereste di una mela che rimane attaccata per fedeltà al melo? Che non serve a nutrire qualcuno? Così, per quanto questo possa sembrarvi banale, notate che una mela può nutrire qualcuno solo nel momento in cui non è più attaccata all'albero. Capite? Non è qui che fiorisce una bellezza di una qualità diversa. Una bellezza che non è nelle forme disegnate da un pittore o in una scultura scolpita da un grande del passato. È una bellezza oltre le forme, da cui tutte le forme provengono. Ma che è infinitamente oltre le forme. Non è questa una bellezza più sacra di un dipinto su qualcosa di sacro, e che ancora è l'interpretazione, seppur bellissima,
di una personalità vissuta in passato. Può esistere una bellezza senza forme? O siamo sempre nel vedere una cosa bella? Vorremmo suggerire degli spunti per aprirci a questo. Io uso la parola apertura, voi potete usare le parole che volete, ma ricordate che sono solo parole. Quando invece questa bellezza viene contattata, è infinitamente più importante che dargli mille nomi. Nessuno, credendo molto a un menù, si è mai saziato. Vero? Per favore, alzatevi un attimo e mettetevi con una persona con la quale in genere non siete. Se serve anche spostatevi dalla sedia. Mani nelle mani, occhi chiusi. È una pratica che facciamo in tutti i gruppi di meditazione, in tutti i ritiri. Chiudi gli occhi senza serrarli. E dedicati per un po' ad accorgerti dei piccoli suoni che accadono. Cogli i piccoli suoni come fossi trasparente, senza resistenza, senza interpretarli. Occhi aperti, occhi negli occhi. Semplice presenza. Sii presente per la persona che hai davanti. Nulla di serio. Accoglienza silenziosa. Ricevo la persona davanti a me così com'è e non come l'ego la vorrebbe. E con poche parole, a tuo modo, di alla persona che hai davanti che è bella così com'è. E un abbraccio. Spostatevi e mettetevi con un'altra persona, non siate pigri. Spostatevi. Cambiate persona, mettetevi in gioco. È solo un semplice gioco, ma è molto profondo. Allora, prima di guardare intensamente chi avete davanti, non vi stiamo a insegnare a pomiciar, eh? Ascoltatemi un attimo. Nelle tradizioni esoteriche, che oggi abbiamo dimenticato così tanto, ma che stanno riemergendo incredibilmente, non essendo andate perdute, ma solo dimenticate, negli insegnamenti più esoterici del Buddha, non di chi ha interpretato il Buddha, attenzione bene, lo dico con amore, proprio del Buddha, di Gautama il Buddha, che da giovane era chiamato Siddhartha. Il Buddha insegna che la causa di grandi sofferenze è accanirsi con le cose per come le vorremmo, e non essere capaci di accettarle per come sono.
Dietro questa parola ci potete mettere tutti i credo religioso che volete, li avete già avuti per tante vite e magari li avete ancora in questa vita, io lo rispetto completamente, ma dovete vedere la grandezza di questo insegnamento, non dovete crederlo. Credere a un menù non vi sazia. Potete morire di fame mentre credete a un menù, capite? Potete credere alle parole di Gesù, del Buddha, e in realtà non essere per niente arricchiti, ma solo aggrappati a delle parole che non fate vostre, non vi nutrono, non vi elevano. Lo ripeto, io mi apro alla persona che ho davanti e non la vorrei più muscolosa, con le tette più grandi, più amorevole verso di me, più illuminata. Mi apro proprio a come la persona giunge alla mia percezione, che è diverso da come la persona è, ma proprio come la percepisco, attraverso gli occhi, attraverso l'aura, attraverso quello che mi arriva totalmente dalla persona che ho davanti. In questa semplice pratica che gli esseni facevano per ore, noi impariamo ad aprirci alle cose come sono e a lasciare andare come le vorremmo. Questa è una cosa molto più potente di quello, non è un giochetto a coppie, capite? Quindi, gioitene. Ridete pure, ma metteteci attenzione. Mani nelle mani, occhi chiusi. Con gli occhi chiusi non faccio qualcosa in particolare, non ipnotizzo la mente con forza. Semplicemente ascolto. Mentre questo piccolo suono accade, so che sta accadendo. Presenza. Semplice silenzio. La profondità ama la semplicità. Sii semplice. Nulla di complesso. Semplice ascolto. Occhi aperti, occhi negli occhi. Chi ho davanti è magnifico così come giunge alla mia percezione. Non lo vorrei più alto, più muscoloso, più giovane, più aitante. È magnifico così com'è. Lo accolgo nel silenzio e più lo accolgo per com'è e più c'è un amore che non è sentimentalismo, non è quello delle canzoncine. Non è romanticheria, è proprio amore. E se non c'è accoglienza, non c'è amore. Più accogli e più da due si diviene tre. E quel tre è la radice dell'uno. Con poche parole, digli che è magnifico così com'è, a tuo modo. E un abbraccio.
farò rialzare tra poco. Quando ho davanti una persona con una certa barba, con una certa camicia, con delle scarpe che proprio non mi piacciono, in realtà su un'ottava più alta ho davanti il momento presente nel quale questa persona è presente davanti a me. Questo vuol dire che quando su un'ottava, uso il termine ottave perché è facile intuirlo, no? Quando su un'ottava più bassa io imparo ad accettare la persona per com'è, io indirettamente sto accettando il momento presente per come giunge. Io sto iniziando ad imparare a non lottare per rendere il momento presente come lo vorrei. Se io non avessi un condizionamento, come potrei volere il presente diverso da come giunge? Questo vuol dire che io uso il momento presente per creare un futuro che è la ripetizione del passato. Ma occorre acume per vederlo, ed è il vederlo che ti libera, non il crederlo o dare troppa importanza a chi lo sta dicendo. Tutti i grandi maestri non hanno mai insegnato a sforzarti di creare la tua realtà. Questa, cari amici, è un'illusione dell'epoca moderna. Tutti i grandi maestri hanno sempre insegnato invece ad andare oltre la tua realtà ed aprirti a quella realtà che è oltre la tua illusione. Dicevo l'altra volta, e scusate se alcuni mi sentono ripetermi, com'è incredibilmente squallido trovare il settore spiritualità in libreria, piena di libri che ti insegnano a creare la tua realtà, a diventare ricco. Io ho studiato fisica all'università e mi fa ridere che viene pure citata la fisica quantistica per ste stupidaggini, da persone che non hanno studiato fisica. Usa la fisica quantistica per diventare ricco. Perché siamo attanagliati da tanta idiozia? Perché abbiamo paura. E allora cerchiamo di controllare e di mandare le cose come le vorremmo. Eppure i grandi maestri ci hanno sempre insegnato che è nella resa, Gesù la chiamava fede, la vera gioia, e non nel fare quello che vogliamo fare, ma nell'arrenderci a qualcosa di immensamente più grande di noi. È possibile che questo richieda un coraggio maggiore di quello che in TV ci fanno vedere che serve per scalare una montagna o vincere una gara, che è invece ancora ego e bisogno di far vedere che valgo più di un altro. Stai seguendo? Ci stiamo chiedendo se la gioia sia riuscire a fare quello che voglio o non sia piuttosto in un arrendermi a qualcosa di più grande di me. E ci stiamo chiedendo se sia coraggio riuscire a fare, come dicono gli Stati Uniti, I want, I can, con tutta la mia energia, o piuttosto non sia liberarmi dal bisogno di dire al momento presente come lo vorrei. E quindi di permettere alla realtà, che non è più la mia realtà, la mia bolla isolata, di rompersi e di far cessare la differenza tra la mia realtà e la tua realtà, lì dove tutto è uno. E non è lì la radice della bellezza. Ogni meditante sa
che possono venire delle visioni in meditazione, ma non vanno prese troppo sul serio. Perché la liberazione è in colui che vede e non in quello che vediamo. Tuttavia ogni meditante sa anche che non vanno represse le visioni e semplicemente si ringrazia per queste, ma non ci si attacca ad esse, ok? Quando ero giovane meditavo la notte e a volte forse anche direi troppo, come Obelix che cade nel tegame della pozione magica. E una notte, ve lo racconto così, questo prendetelo come un giocosità, vidi questa cosa meravigliosa. So che è legata a altre vite, perché in questa vita non ho un particolare legame con questa bellissima religione piena di esoterismo, e vidi un essere divino che suonava il flauto, che riconobbi come Krishna. Non aveva la pelle blu, era semplicemente un essere meraviglioso. Sapete che l'etimologia della parola Krishna è lo stesso di Cristo, no? E se la smettiamo, quella è la tua religione, questa è la mia, ci apriamo a una comunione di tutto meravigliosamente profonda, no? Quindi la parola Krishna ha la stessa etimologia della parola Christos, che è bellissimo, è meravigliosamente profondo, e vi invito ad approfondirlo con padre Google, come direbbe il grande Ballester, anche da soli. E questa visione, alla quale io veramente mi ha lasciato una grandissima gioia, ma non le ricerco, no? Però quando vengono sono benvenute. Mi lasciò un senso di gioia che non è di questo mondo. Ma quella gioia non era legata al particolare modo di suonare il flauto o a quel corpo bellissimo, circondato tra l'altro da donne che ballavano. Ma era legata profondamente al fatto che quell'essere trasmetteva un completo distacco da tutto. Eppure non era un freddo robot, era la gioia stessa, era l'essenza stessa della bellezza. Eppure la sua stessa musica proveniva da un distacco da tutto, e quel distacco da tutto generava amore per tutto e non menefreghismo. Quando iniziamo a uscire dalla nostra personalità, vi è una bellezza impersonale che misteriosamente spinge verso il bene di tutto e di tutti. Ma inizia a fiorire nelle persone che sanno di non essere una persona. Voi direte, questa è una supercazzola, come nel film noto degli amici toscani. L'essenza del condizionamento è farti credere che sei una persona, frutto del pensiero e delle emozioni che vivi, e più vivi emozioni profonde e intense, e più sei felice, e più avresti pensieri raffinati, e più saresti nobile. Questa è una bugia, e non diventa una bugia quando tutti se ne accorgono. Diventa una bugia quando tu lo vedi. La persona è l'abito che indossi, ma non è te. E nelle parole del Vangelo, e non ve lo sto dicendo per farvi credere qualcosa, non ve lo sto dicendo da sacerdote, almeno in questa vita, non ve lo sto dicendo per farvi aderire a un credo, non me ne frega niente, ma semplicemente per vedere la grandezza. Nelle parole del Vangelo Gesù ha un continuo invito a guardare gli uccelli e i fiori del campo, e dice una cosa meravigliosa: se il Padre si prende cura di loro, quanto più si prenderà cura di voi. Vedete, non dice concentrati e crea la tua realtà. Questa è l'etimologia della fede, che è comune alla parola fiducia, non credere qualcosa. Però per secoli ci si è messo in mezzo una struttura che vuole fare da intermediario tra te e il mistero, dicendo non puoi passare al mistero senza noi. Noi siamo pronti a vedere questo senza criticarlo, ma semplicemente vedendo che per secoli addirittura ci è servito. Non vi è critica, vi è semplicemente vederlo.
Allora vi è grande amore e la fioritura della nuova coscienza accade nell'accoglienza, non nella lotta, che è invece vecchia coscienza. È possibile che la fede sia una cosa pratica e non un credere qualcosa. Cioè, la fede richiede una mente che creda qualcosa, perché il credere è nella testa, no? Se lo vedete con chiarezza, è quasi assurdo che l'uomo ha fatto la lotta perché credendo una cosa diversa da un altro e chiamando quella fede. Eppure vedete, nel Vangelo Gesù dice che l'uomo di fede è l'uomo più felice di tutti. E se sono felice, come posso far la guerra all'insegna della fede? È piuttosto un'identificazione con un credo, no? Me lo chiedo così. Può esistere una fede fuori delle religioni? Perché per vite abbiamo creduto che la fede fosse aderire a un credo di una religione. E per alcune vite invece siamo stati fortemente contrari a quelli che credevano a una religione, come dei salami. E meno male che non ce lo ricordiamo. Ci sentiremmo piuttosto stupidi se lo ricordassimo. Ma è proprio andata così. O credo o non credo. È possibile che c'è una fede che prescinde dal credere? Allora uso un'altra parola. Fiducia. Io ho fiducia nella vita. La vita sa meglio di me cosa è bene per me. La vita è quel mistero in cui brillano le stelle e sorridono i bambini. E se tutto accade nella vita e io abbasso la guardia e ho fede nella vita, dicono i grandi maestri, ciò che è veramente bene per te inizierà ad arrivare. E se questo non fosse credere a qualcosa e questo fosse stata l'interpretazione di qualcuno che ha interpretato male le parole dei grandi maestri, trasformandolo in un credo, e o credi quello o credi questo. Ma vedete, se una persona ha fiducia e basta, no? Una persona che ha fiducia in Malesia avrà un cuore aperto come una persona che ha fiducia in Brasile, e avrà un cuore aperto come una persona che ha fiducia in Alaska e in Thailandia. Ma il credo no, perché il credo è diverso. Mi segui? È possibile che una nuova coscienza emergente in cui tanti già stanno fiorendo, esisterà una fede potentissima che rispetta tutti i credo, ma ne è svincolata. E allora la fede sarà uno stato in cui c'è grazia nella tua vita e qualcosa si prende cura per te. E quel qualcosa non puoi capirlo. Ma lì è la bellezza. Lì è l'amore. E allora smetti di essere solo, ma non puoi spiegarlo. E vedete, quando iniziamo a sentire che non siamo più soli, non abbiamo più bisogno di attaccarci a qualcuno perché abbiamo paura di essere soli. Allora questa fioritura interiore diventa liberazione esteriore. Non ho più bisogno di aggrapparmi a qualcuno perché non ho più paura di essere solo. E se tutto questo si liberasse da mille catene che la mente dell'uomo ha messo, credi questo, credi quello, mille regolette, e diventa invece una straordinaria liberazione che noi possiamo sperimentare mentre siamo ancora in un corpo fisico. Ora ti torturo per ancora 2 minuti. Nella vecchia coscienza abbiamo pensato che più soffriamo e più poi saremo premiati. Da dove viene questa assurdità? Ci sono persone, anche noi in altre vite, spero non in questa, che hanno
hanno creduto che la sofferenza fosse l'unico modo per arrivare al divino e che addirittura più soffriamo e più Dio ci ama. Questo ovviamente si riflette in relazioni che diventano di sofferenza, perché io inconsciamente credo che più lei mi ama e più dobbiamo soffrire, come in alto così in basso. Se io inizio a vedere questo e lo vedo silenziosamente, senza mettere i poster e senza neanche dirlo in un microfono, accade qualcosa che non è una libertà contro qualcuno, ma è piuttosto, come la chiama Krishnamurti, libertà da me stesso. È quel me stesso, è quello che io credo di essere o quello che io sono. E non è quando siamo liberi da quel me stesso che la realtà che siamo emerge, senza doverla credere, senza doverla sapere, senza neanche dirgli cosa deve fare per me. Io non so se vedete quanto tutto questo sia grande, ma è una grandezza silenziosa, umile, che non fa show, come tutto ciò che è vero. Drizza la schiena e chiudi un attimo gli occhi. Dedicati soltanto ad ascoltare una sirena che si allontana. Qualche voce al di là del muro. Una leggera brezza che mi sfiora. Non vorrei questo momento diverso da come giunge. E quando veramente lo accolgo per come è, giunge insieme un'immensa pace, una non resistenza. Accorgermi dei suoni, della brezza che mi sfiora, l'accorgermi dei suoni che accadono ora, è pieno di pace. Lentamente apri le mani. E a tuo modo.
benedici tutto e tutti. Possano la mia comprensione e la mia pratica migliorare me e il mondo intorno a me. Farmi uscire dall'incubo di pensare sempre solo a me e rendermi un silenzioso servitore. Un umile strumento nelle mani dei maestri. Per ogni cosa. Per tutti gli esseri. E lentamente, ringraziando a mio modo, torno. Noi abbiamo diverse vie che sono diversi rami dello stesso albero. Uno è quello della meditazione che tanti di noi praticano tutti i giorni. Io devo tantissimo a un essere straordinario che è padre Mariano Ballester e che fin da quando ero praticamente un bambino, un adolescente, mi ha insegnato una via semplice e profondissima al silenzio oltre me stesso, diciamo così. Un'altra via, ma sempre dello stesso ceppo, è la pratica della consapevolezza nel quotidiano. Io lo dico con semplicità, braccialetto, attenzione al respiro, presenza. E un'altra via, sempre dello stesso ceppo, è la comprensione. Usare la mente non semplicemente per pensare ai soliti problemi o a ciò che dovrò fare domani, ma usare la mente per andare oltre la personalità, di cui due grandissimi maestri che amo moltissimo sono Ramana Maharshi e Maharajan Nisargadatta, no? Da questi tre ognuno può trovare il proprio e alcuni, come tanti di noi, unificarli. C'è anche il cammino della devozione che personalmente sento meno adatto in me, nel senso che amo una devozione che si risveglia spontaneamente più che crearla io con canti e cose del genere, ma lo rispetto profondamente, perché trovo che in questi tre, e mi piace anche il numero tre, siano racchiusi tantissimi canali diversi adatti ad ognuno. Vorrei riguardo questo leggere queste pagine bellissime, due pagine soltanto, ma prima vorrei lasciare spazio, non so se abbiamo un microfono o se qualcuno ha delle domande su quello che abbiamo visto. Ma prima ancora, scusate se vi torturo, alzatevi e mettetevi con un'altra persona, con la quale magari non siete stati già. Non so se c'è Mimmo. Mani nelle mani, occhi chiusi. Semplice presenza e accoglienza dei suoni. È come se ogni suono mi attraversasse, è come se fossi trasparente, è come se luci, suoni non trovassero resistenza.
occhi aperti, occhi negli occhi. Accoglienza. Ricevo la persona che ho davanti per come giunge ai miei occhi e alla mia percezione. Con poche parole dico alla persona che ho davanti che è meravigliosa così com'è. E di cuore un abbraccio. Cambia persona. Mettiti con chi non sei già stato e magari con chi non conosci. Non essere pigro, spostati. Mani nelle mani, occhi chiusi. Questo momento è perfetto così com'è. Non lo devo abbellire, non lo devo neanche costruire. Lascia che giunga così com'è. Allora vi è un silenzio che non viene da un tuo sforzo di meditare, ma uno stato di presenza naturale, di non resistenza. Occhi aperti, occhi negli occhi. Semplice presenza. Non vorrei la persona che ho davanti diversa da come è. Non la interpreto e lascio che sia così come è. Allora vi è un grande amore anche se non la conosco a livello personale. E a tuo modo, digli, dille che è proprio bella così com'è. E per favore, ancora per un po' siedi, poi ti faccio rialzare. Allora, nell'invitarvi, se qualcuno ha delle domande, a offrire delle domande, vi invitiamo a essere semplici e non filosofici. Ok? C'è qualcuno che ha delle domande? Se avete delle domande, vi prego di farle perché aiutano tantissimo la comprensione. Per favore, siate molto semplici nelle domande. Non c'è campo. Prova. Prova.
Prova. Ecco. Ora non funziona questo, però. Solamente una qualche parola che possa chiarire e tratteggiare un po' l'idea della santità e se è contemplata in questo percorso. Come ti chiami? Tito. Carissimo Tito, la domanda che fa è molto bella. Sapete che la parola santità deriva dalla parola sanità. Sanità non vuol dire che ospedali pessimi che abbiamo in Italia, come lo siamo in televisione, ma vuol dire sano, ovvero tutt'uno. Sano non vuol dire uno che prende le medicine, vuol dire un essere in cui non c'è nessuna parte di lui contro un'altra parte di lui. Invece noi l'abbiamo inteso come persone che hanno rinunciato a un lato di loro per dare spazio a un altro lato di loro. Ma qui c'è sempre una scelta: scelgo il lato bello di me, escludendo il lato cosiddetto brutto di me. Se invece andiamo agli insegnamenti esoterici, la santità accade in tutti gli esseri che, per usare un termine caro a Saggioli, integrano ogni lato di loro. C'è un tratto del Vangelo molto bello. Vi ripeto che io rispetto la Chiesa, ma non lo sto citando in quanto sacerdote, ma semplicemente in quanto amante delle verità esoteriche e potenti, in cui Gesù invita a non separare l'erba buona dall'erba cattiva. Perché non le leggiamo mai in profondità queste parole? Le abbiamo credute e ascoltate per secoli, ma abbiamo mai visto che cosa veramente Gesù dice in quelle parole? Non separare l'erba buona dall'erba cattiva, la cosiddetta zizzania, no? E lascia intendere in Luca e Matteo, è raccontato in modo leggermente diverso, ora non voglio stare troppo tempo su questo tratto del Vangelo, lascia intendere, la leggo esotericamente, che non sta alla mente sapere qual è il lato buono e il lato cattivo. Vedete, per secoli ci sono stati, uso questa parola, cosiddetti santi, che si sono uccisi frustandosi. Forse non vi piacerà quello che dico, ma la gran parte dei santi sul calendario appartiene a questi malati. E pochi, secondo me del calibro per esempio di San Francesco d'Assisi, appartengono a esseri veramente nel divino. Ora sembra brutto quello che dico, ma se ci stanno degli spazi vuoti, ce ne mettiamo uno. È possibile che la santità non sia qualcosa che fate voi. Cioè, io voglio essere santo. Che differenza fa da uno che vuole avere una villa con la piscina? La differenza è che uno ha un desiderio materiale e uno ha un desiderio spirituale. Ma entrambi non sono liberi dal desiderio. E se io non sono libero dal desiderio della personalità, come qualcosa di più grande di me potrà manifestarsi attraverso me? Quindi vedete, io non voglio dire e non so dire che cosa sia la santità, ma credo che ci basti vedere quello che la santità non è. Sicuramente la santità non è in uno sforzo dell'ego di essere agli occhi degli altri una persona bella, stimata, santa. Non vi pare? Se io dico agli altri quanto sono umile, sicuramente non è umiltà, vero? Ed appare come se in qualche modo, so che sembra assurdo, l'umiltà sia in qualche modo nell'inconsapevolezza di esserlo, vero? E così vedete, quando capite esattamente cosa è la santità, ne avete fatto un concetto, e quel concetto diventerà una carota davanti a un somaro, e diventerà qualcosa a cui tendete. E invece la santità non è qualcosa da raggiungere, ma è qualcosa che già è,
libera dallo sforzo del raggiungimento. Quindi la santità è sicuramente una realtà, ma potrebbe essere qualcosa che nei secoli ci è stata raccontata in maniera distorta, in persone che hanno combattuto contro un lato di loro. Mi colpisce tantissimo, scusate se sempre, e lo amo profondamente, non posso negarlo, no? Se sempre cito Gesù, no? Ma mi colpisce tantissimo quanto Gesù fosse completamente a proprio agio con delinquenti, con assassini, con prostitute, e quanto tanti cosiddetti santi sarebbero a disagio e farebbero sentire la loro levatura spirituale vicino a una persona che invece è molto poco spirituale. Com'è possibile che grandi maestri del calibro di Buddha e di Gesù facessero sentire tutti a proprio agio, uso questo termine, anche le persone peggiori? Secondo me non perché erano buoni, ma perché avevano integrato dentro sé quel lato che esteriormente era in quella persona. Quindi avendolo integrato, sanità, santità, dentro sé, chiunque manifestava esteriormente quel lato era a proprio agio, vicino a chi l'aveva già accettato e trasceso interiormente. Al contrario, se io per esempio non ho trasceso la sessualità, ma la reprimo, per esempio potrei far sentire a disagio una persona che mi racconta della sua sessualità, magari diversa dalla mia. Capite cosa voglio dire? E quindi vi prego di riflettere, anche grazie a Tito, non è necessario comprendere cosa sia la santità, è sufficiente vedere cosa non sia. Ma ricordatevi, anche quando per secoli c'è stato fatto il lavaggio del cervello su qualcosa che in realtà non è santo, abbiamo avuto un motivo per essere illusi. Non abbiatecela con nulla, neanche con l'illusione, perché ciò che combattete vi si attacca, e ciò che vi si attacca non vi permette di andare oltre. Chiami? Mi chiamo Susi. Sto vivendo un momento particolare della mia vita, forse oserei dire tra i più belli. Non perché le cose vadano bene, perché sono caduta 3 mesi fa, mi sono rotta il polso, a ottobre devo essere operata la gamba, ma tutto questo non, rispetto allo stato di grazia in cui io mi sento, mi dà ancora di più, mi avvalora ancora di più il mio stato di grazia. Quello che voglio chiedere, o perlomeno voglio che mi sia chiarito, è che da una parte rispetto agli estranei è come se lo cogliessero e io ho degli splendidi rapporti, però dall'altra parte è come se questo mio stato di grazia ponesse un gap, ponesse una sorta di allontanamento. È come se l'altro mi sentisse estraneo. Dice, vabbè, ma tu sei tu. Yeah. Vabbè, ma, vabbè. Napoletani siete fortissimi, siete. Vabbè, ma per esempio, tu in questa cosa ci riesci? Io non ci riesco, che devo fare? Allora, portare l'altro a far capire che quando mi si dice, ah, ma tu come sei fortunata, ma tu, ma no? Io dico, non è fortuna, è connessione, e c'è un modo di raggiungerla, meditando, perché per me la meditazione mi ha cambiato la vita, medito da 8-9 anni, con regolarità, e la gioia che mi dà, io vorrei trasmetterla, ma mi rendo conto della difficoltà di far entrare l'altro nell'essere in quel che dico, che non è un fare, ma è come dicevi tu, mi ha colpito moltissimo e mi è piaciuto il fatto del menù, assai, perché veramente non è che io leggo menù mi sazi, no, è quello che io dico continuamente questa cosa, no? Non pensate che leggendo libri, aumentando la nostra testa di maggiori informazioni, ti dia qualcosa se tu poi non riesci a trasformarlo nella vita. Grazie. Ti chiami Grazia, vero? Susi. Susi. Ah?
Era una battuta la mia. Carissima Susi detta Grazia, non preoccuparti, sii felice. Non cercare di rendere felici gli altri. Lascia che la tua felicità giunga agli altri, ma non cadere nello sforzo di migliorare gli altri. Questo emanerà un amore sugli altri che non è personale, è impersonale. L'amore personale preferisce: io posso amare la pizza anziché gli spaghetti, ma l'amore con la A maiuscola non ha alcuna preferenza, altrimenti sarebbe condizionato. Bene, se non c'è una preferenza, come può esserci uno sforzo? Lascia che gli altri siano ciò che sono. Non preoccuparti di trasmettere loro a parole uno stato di grazia o uno stato di Susi che grazia sta vivendo. Lascia che sia una cosa silenziosa, capisci? Io per esempio mi trovo a parlare e non amo tantissimo questo. Mi rendo conto che le parole sono molto limitate. Poi appena dico A, la gente tagliuzza due parole che ho detto. Vedi, Pier Giorgio ha detto quello. È terribile questo. Sto al gioco, no? Però io non amerei tanto parlare, ma sto al gioco. Ma non sono io consistito tanto per fare questo, sai? Io pensavo di fare ricercatore universitario e l'assistente. E invece sto qua con un microfono in mano come un salame. La mia personalità voleva fare il fisico. Eppure qualcosa mi ha detto: no, fai altro. E io sono stato semplicemente al gioco. Lascia che le cose vengano, non deciderle troppo tu. Quando sentirai veramente di dover dire qualcosa, di poco e aspetta che ti sia chiesto. Grazie. Capisci? Pier Giorgio, Rossana, sempre da Napoli, tu parli spesso di reincarnazione, ma quello che dici si può anche rapportare a una vita sola, a quella presente, cioè c'è analogia, c'è, no? Uguaglianza, ripetitività, non so come dire. Assolutamente, Rossana, la reincarnazione io la cito come gioco, non è importante. Da ragazzo mi sforzavo di ricordare le vite passate, mi è anche in parte riuscito, ma non è importante. Per me è solo servito per accorgermi quanto fossi salame. Cioè, guarda te, da tante vite sto ancora così. La stessa cosa, a 60 anni sto ancora così, è uguale. Esatto, solo da 6 milioni di anni, capito? Sei un po' più somaro ancora. E mi viene in mente, Rossana, questa storia, Rossana, del mulla Nasruddin, no? Bellissimo, no? Che rientrando a casa trova una signora che cerca qualcosa a terra e si avvicina. La signora anziana probabilmente vede poco e dice: signora, posso aiutarla? Che cosa cerca? Cerco la chiave di casa, mi deve essere caduta. Fa: accidenti, questo è un problema, e non ha un'altra chiave per entrare in casa. No, veramente non ce l'ho. La signora anziana, il mulla Nasruddin, esoterica figura degli sufi, dà una mano alla signora anziana perché ha chiamato al servizio. E dopo un po' che cercano, fa: signora, ma può ricordarsi più o meno dove è caduta? Fa: guardi, è caduta a 200 metri più là, però qua c'è la luce, cerco qua. Capito? Così è la stessa cosa, è la stessa identica cosa se lo vedi. Quando noi vediamo questa vita, è come stare sotto la luce. Ma la cosa incredibile è che certe cose risalgono a dove la luce non è. Capisci? Questo non vuol dire sforzarsi di cercare di ricordare tante vite. In realtà abbi fiducia che quelle che devono emergere sono quelle che ti servono, e se non emergono vuol dire che non ne hai bisogno. Capisci cosa voglio dire? Poi quando diciamo che conosciamo la vita presente, bisogna essere molto attenti, perché conoscere veramente la vita presente vuol dire conoscere ciò che è oltre l'apparenza, ciò che è reale oltre le forme. Questa è la conoscenza della vita, che non è neanche presente. È semplicemente oltre passato, presente e futuro, che sono invece giochi della mente. La fisica stessa moderna sta iniziando a scoprire che il tempo potrebbe non essere reale. Sapete che dei lavori di fisica teorica che unificano la meccanica quantistica e le teorie relativistiche
passano attraverso il considerare il tempo, diciamo così, una variabile non reale. Se questo è vero a livello di fisica, potrebbe essere anche vero per noi, e quindi la distinzione tra altre vite e questa non essere così reale, no? Questo è molto interessante, non vi vorrei parlare di fantascienza, ma di fisica moderna. Ci sono due fisici in particolare che negli anni 80 hanno, diciamo, messo le basi per... Adesso magari vi sembra che vi dico delle cose assurde, ma queste cose spesso non vengono conosciute al di fuori delle persone un po' più tecnicamente dentro a questo. La base per la macchina del tempo, no? E chissà, forse non tutto ci viene detto. E la macchina del tempo si baserebbe sul fatto che diverse dimensioni temporali sarebbero come diversi fogli qui. Quindi se voi avete un quaderno e aprite un foglio, quello è un tempo, e un altro quaderno, un'altra pagina è un altro tempo. Se voi prendete un mazzo di foglie e l'attaccate con un chiodo alla parete, quel chiodo tocca contemporaneamente tutti i tempi. E quel chiodo sarebbe, nelle fantascienze si chiama Stargates, no? Però potrebbe permettere di passare da un foglio all'altro grazie al fatto che tutti i fogli sono adesso. Questo potrebbe voler dire che mentre noi siamo qui, in un'altra dimensione parallela ci possano essere i tirannosauri, i dinosauri, e non qualcosa che è accaduto tempo fa, ma qualcosa che accade ora in un'altra dimensione temporale, ora però. Se questo è vero, questo vuol dire che anche le nostre vite passate non sono passate. Capite? E soprattutto, uso questa parola, le nostre vite future sono già qui. E quindi noi in qualche senso siamo già ciò che potremo diventare. Questo dà un'infinita potenzialità a quello che già siamo. E se lo vedete, libera dallo sforzo di diventare. Non voglio attaccare dei missili infiniti. Volevo solo dare un accenno in questo. Domande? Alvaro? Non ti sembra che tutti questi concetti, tutte queste parole tendono a creare un sacco di segmentali, mentre invece le cose siano molto più semplici di quelle che sembrano? Quanto sei felice? Concreto, quanto? Non riesco a descriverlo. Non riesco a descriverlo. Quando incontro gli amici e mi dicono come stai, io, sapendo in linea di massima cosa intende la gente per dire bene, dico sempre benissimo. Sì, io sto benissimo e sono felicissimo. Se una persona sente questo, perché dovrebbe percepire delle seghe mentali? Sì, io non so, penso che sentire molte volte cose, concetti che uno magari non conosce possano creare problemi, e dire ma ti sembra facile, sì, fare, raggiungere pure, sì, intraprendere un certo cammino se non si ha una cultura, se non si conoscono tante cose, mentre invece... A me sembra che sia molto non c'è bisogno di conoscere tante cose. Tu hai sentito che è stato detto che c'è bisogno di conoscere tante cose? Da qualcuno, sì. Non da me, chiaramente. Sì, da qualcuno l'ho sentito, sì, sento dire in scuola, sì, sembra facile, però a me sembra una cosa naturale, principalmente naturale, assolutamente naturale. Allora ti chiedo scusa per tutte le mie parole. No, e auguro anche alla tua felicità di espandersi sugli altri. Grazie. Scusa se io parlo con tante parole segmentali. Non voglio dire che cioè che tu crei segmentali. No, assolutamente non mi permetterei mai. No, soltanto sento gente che pensa, cioè, ha questa opinione, mentre invece, ripeto, dico io
penso che anche pur non conoscendo molte cose sia una cosa talmente naturale, sia talmente una cosa semplice. È proprio come dici, e a volte conoscere tante cose serve solo a frenarsi. Però ricordati, alcuni hanno bisogno di questo. Sì. E accettalo anche. Anche tu, te lo dico con amore, in altre vite ti sei fatto tante seghe, non solo mentali. Sicuramente, sicuramente. Sto scherzando. No, no. Ma... E ti invito, rispetta semplicemente chi anche magari è un po' più complicato, no? Espandi la tua gioia silenziosamente. Ricordati, aiuta gli altri a sentirsi meglio. Come diceva Yogananda, lascia il mondo un po' migliore di come l'hai trovato. Capisci? Ed è vero che tanta gente ha tante seghe mentali, ma lo sai, se tu gliele togliessi starebbero ancora peggio. Le hanno perché hanno ancora bisogno di questo. Certo, certo. Quindi nella tua gioia cerca di maturare anche il fatto che quelle seghe mentali che tu vedi essere tali, alcune persone non vedono essere tali, sì, sì. E per ora hanno bisogno di quello, capisci? Quindi gioisci, ma espandilo. Sì, certo, certo. Aiuta gli altri a sentirsi un poco meglio. E se serve a volte dare una legnata a morire, sì. Sia per il loro bene, certo, e non per il tuo ego. Certo. Capisci? Certo, grazie. Grazie a te. Grazie, Virgilio. Anzi, scusate se uso troppe parole. Sono Francesca e grazie per tutto quello che hai detto. Vorrei un chiarimento. Gesù parla dello spirito. Che cosa si intende per spirito? E come dobbiamo accogliere o manifestare questo spirito? Perché per esempio c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi è molto piaciuto che è un dogma della Chiesa. La definizione che credo abbia dato Don Tonino Bello, cioè la Trinità non è uno più uno più uno, ma uno per uno per uno, che fanno sempre uno. Per me lo spirito, dopo, diciamo, oramai sono abbastanza avanti negli anni e quindi così, non è altro che l'amore, l'energia di amore che unisce il Padre al Figlio e che circola nell'universo e che mantiene il tutto. E trovo conferma di ciò anche nella fisica quantistica, nell'energia. Io sono convinta che questa energia, quando invoco lo spirito, è come se io invocassi un'energia. Mi vuoi chiarire un po' questi concetti, mettendoli in relazione anche con quelle, ecco, poco fa accennavi alla fisica quantistica e quindi al tempo, diciamo a quello che anche la scienza sta scoprendo in questo senso e affermando. Grazie. Non sembri aver bisogno di un chiarimento. Piuttosto vorrei metterti un dubbio. Cerca di non capire tutto. Hai parlato di definizioni, di concetti, di uno per uno per uno. Sicuramente lo spirito non è questo. Altrimenti sarebbe concettualizzabile e formulabile. Tu vuoi capire troppo. E quindi più che chiarirti ti invito a dubitare di ciò che hai capito, poiché lo spirito non è nella lettera morta. Ricorda le parole dei grandi maestri. L'energia è una cosa bellissima, ma pensi che l'energia sia la cosa ultima? Da dove viene l'energia? Hai mai conosciuto uno spazio nel quale neanche c'è l'energia, che è pura vacuità, dove ancora l'energia non vi è e non è l'ultimo, ma è una conseguenza. Mi segui? Ti faccio un invito. Gioisci per aver capito quello che dici, ma rompi le tue sicurezze. E allora lo spirito entrerà attraverso le crepe di quella frattura. Quando invece sai tutto e sei così sicura di quello che sai, la luce non può entrare perché non ci sono crepe, tu sei sicura di quello che hai capito. Ma tu vedi, puoi capire solo un concetto. E un concetto non è mai lo spirito.
ma è lettera morta. Per cui sii pure felice di quello che hai capito, ma ricorda che tu sei l'immenso, il Dio in te non può essere capito. Capito? Vado? Vai, vai. Allora, Riccardo, grazie per tutto quello che hai condiviso con noi, ma volevo chiederti... Riccardo, sì. Grazie ma non va bene. Non è l'emozione. Prende, te lo faccio notare. Chiedo, lui con amore te lo dico, se grazie. Vuoi dire un grazie, non dire mai grazie ma, sii consapevole quando parli. Okay. Grazie ma, però... come non ringraziare. Grazie però, vabbè. Allora non dire grazie. Ok. Prende, cioè noi comunque viviamo in una società terribile in cui, cioè, siamo presi in giro dalla mattina alla sera, in cui siamo schiavi della finanza, dei gruppi finanziari, delle banche, e, cioè siamo veramente inguaiati, cioè, nel senso che tendiamo a campare, cioè la maggior parte delle persone al mondo siamo cioè, completamente vittime di pochi potenti, quindi cioè anche possiamo risvegliarci quanto vogliamo, però secondo me se non riusciamo a cambiare questo, risvegliarci quanto vogliamo, sei sicuro? No, nel senso che io volevo chiederti come possiamo con questa nuova consapevolezza, nuova coscienza, riuscire ad andare verso una società migliore, più giusta, più equa. Allora, caro Riccardo, lascia perdere la nuova coscienza e dedica semplicemente a vedere i tuoi condizionamenti. La vita non è il macello che hai descritto tu, quello è quello che tu vedi. In questo momento ci sono delle stelle che brillano e dei bambini che nascono. Non è tutto il macello che vedi tu. Accorgiti del fatto che la tua mente vuole solo vedere macello. Io non sto dicendo che non ci siano macelli, ti sto solo dicendo che non ci sono solo macelli. Non solo. Cioè, noi realizziamo il nostro potenziale in minima parte. E pensi che ci sia una colpa? Beh, penso che comunque cioè, sia una situazione provocata da rapporti di potere. Quindi la responsabilità non è tua? Anche mia in parte, perché in qualche modo, che in qualche modo magari collaboro. Vuoi cioè... veramente vederlo? Sei veramente interessato a scoprirlo? A scoprire cosa? Quello che hai chiesto. Ovvero come possiamo riuscire ad andare verso una società più equa? Ti chiedo solo. Quindi la responsabilità è sempre di pochi potenti e non ha nulla a che fare con te. Ma qualcosa anche con me, però... In che senso? Vuoi spiegarlo? Ad esempio potrei fare più consumo critico, potrei... Potrei ospitare barboni a casa, come tra l'altro feci, poi mi hanno rubato le cose. Vabbè. Tu non sai chi sei. Potrei fare di più, in futuro lo farei anche subito, però devo trovare lavoro prima, perché sennò che devo fare? Non è il momento. Non sei pronto per questo, te lo dico con amore. Cerca lavoro e trova lavoro e poi accorgiti se questo ti aiuterà a svegliarti. Qualcuno ha altre domande? Sì, io. Sei qua. Tu sei ciò che sei, che sai? Scusa. Ciò che sei. Non ti sentono. Tu sei ciò che sei e sai ciò che sai. Tu sai la tua domanda da dove vieni? Io lo so. Non ho domande, ho risposte. Ne stai facendo una. Ho domande e non risposte. Io ti chiedo. Sai da dove viene la tua domanda? Amorevolmente, non scusarti, perché quando dici scusa è come se dicessi scusa che esisto. E la domanda qual è?
Va bene. Passiamo a un'altra domanda. Vieni, Lisa. Io Ciao. Vorrei semplicemente aiutare. Non voglio convincervi di qualcosa, né voglio vincere una sfida filosofica, a me non interessa questo. Veramente vorrei che fosse chiaro, non voglio convincervi di qualcosa. Magari sono troppo in basso per voi o magari non potete capire quello che vi si sta dicendo. Ma qui non c'è qualcuno che vuole insistere o vincere qualcosa. Io vorrei semplicemente aiutarvi a conoscere ciò che veramente siamo. Non voglio parlare per farvi vedere quanto sono figo, non mi serve. Non ho più bisogno di questo, capite? Non starò qui ancora tanto. Potreste forse cogliere l'occasione, anziché per sfoggiare quante cose sapete, magari cogliere l'opportunità. Non c'è nessuna sfida da vincere. Le sfide sono frutto dell'illusione. Non c'è nulla da dimostrare. Siate semplici. Ciao, sono Elisa e volevo agganciarmi un attimino al ragazzo seduto di prima del discorso delle guerre, queste cose qui, insomma, non piacevoli. Per quanto mi riguarda, io ho compreso che sono responsabile, come tutti quanti noi, e il modo in cui io alimento questo a distanza è con la mia rabbia interna che emana a mia volta con tutte quante le altre anime, sicuramente è un qualcosa che va a colpire tutti quanti noi. Adesso la mia domanda è questa, pur avendo questa consapevolezza e quindi... Ce l'hai? Sì, l'ho compresa. Quindi hai questa consapevolezza ma è ancora la rabbia? Sì. E tu pensi che possa essere possibile? Ti accorgi di quello che stai dicendo? Razionalmente sì. Tu quindi pensi che può esserci consapevolezza di quello che sei e essere piena di rabbia? No, nel senso che... Non ti voglio incalzare, ti voglio solo far vedere quello certo, che stai dicendo. Certo, certo. Infatti è proprio questo il nocciolo del discorso che... Non è un discorso. È una realtà che devi vedere. Tu pensi che ci possa essere consapevolezza di quello che sei e insieme rabbia? L'hai scoperto? O lo stai pensando? Ho scoperto che esiste. Che cosa? La rabbia e cerco di accoglierla. Non so, non sono capace sempre di farlo. Era questa la domanda. Forse non la vedo abbastanza. Ti voglio far notare. Parla con semplicità. Non attribuirti consapevolezza e cose se poi sei così invece nella rabbia. Quando c'è consapevolezza, la rabbia che fine fa? Ok. Capisci cosa voglio dire? Sì. Non ti voglio offendere, ti voglio solo far notare. Quello che c'è dietro alle parole che dici è qualcosa che non hai compreso. Capisci? Sì. La rabbia. Se io ho la rabbia, che cosa posso fare? Prima di tutto, sei sicura che la rabbia va superata? No, va accolta. Ok, questo è molto buono. Che cosa puoi fare per accoglierla? Vederla intanto è già qualcosa. Non ti sto interrogando. No, stai tranquilla. Assolutamente. È bellissimo questo. Voglio dire, che cosa accade quando io non faccio nulla ma vedo che c'è rabbia? E quando io invece cerco di far qualcosa. Lascio fluire. Esatto, quando io cerco di far qualcosa per superare la rabbia, questo non mi fa essere arrabbiato contro la rabbia. Sì. Mi segui? Sì, sì. Che cosa accade quando io, tu, noi, mettiamo profonda consapevolezza, c'è rabbia, ma non voglio superarla, la accetto profondamente? È sempre il discorso dei desideri, il non voler qualcosa me lo fa attaccare ancora di più. Sì, lo puoi vedere così, ma io ti chiedo, senza trasformarlo in un concetto, scopri semplicemente che cosa accade quando c'è rabbia in me. E io vedo che cosa è la rabbia, la accetto, non cerco di dire se non ci fosse rabbia sarebbe migliore. Scoprilo senza trasformarlo in una filosofia. Ho capito. Grazie tante.
quando sei davanti, occhi negli occhi con una persona, immaginala arrabbiata. Puoi volerle bene anche se è arrabbiata. E ora immagina che quella persona è un lato di te. Non pensare che quella persona sia cattiva. Quando tu veramente accogli la rabbia che c'è in te, quella rabbia diventa tua energia, che era congelata nella rabbia. Quando la accetti, la rabbia stessa non è più contro di te, ma diviene una forza per te. Non l'hai gettata via, è diventata parte della tua sanità. Non è facile quello che sto dicendo. Cerca di vederlo da te, scoprilo da te, non dare retta a uno che parla con un microfono, non ne hai bisogno. Scoprilo da te, quello solo è vero. Grazie, grazie tante. Grazie a te. Senza mai, senza però. Vieni qui. Ciao, mi chiamo Angela. E ti ringrazio veramente di cuore, e mi sto emozionando. E la mia domanda è, io o comunque in generale, come fai a sentire il flusso della vita e a sentire che ti porta, ed è quello il flusso che ti porta e non la tua volontà, cioè sia fatta la tua volontà. Come fai a capire tra tutto un circostante che ti dà tutti i condizionamenti e tutto quello che tu senti dentro, tu come fai a capire quando è quella voce che viene dal profondo della vita che ti dice dove andare e dove stare? Angela, si potrebbero dire tante cose, ma ne dico solo una. Vi è una grande gioia che non dipende da quello che accade. Non è una gioia che cerchi di far vedere agli altri. Non sei un clown, un cabarettista, non sei neanche uno del pensiero positivo. C'è semplicemente una gioia intima e silenziosa che non dipende più da come le cose ti vanno. Alcuni lo chiamano canto, per esempio dei sufi lo chiamano canto interiore. È bellissimo. E un'altra cosa bellissima è la leggerezza. Diventi leggera, più di una nuvola. Quello che accade lo rispetti, ma non ti tocca più. Tu puoi tagliare un albero, puoi rompere un muro col piccone, ma non puoi tagliare l'aria. Non puoi macchiare l'aria se tiri un secchio d'inchiostro. Puoi macchiare però un muro o una maglietta. Mi segui? Cioè l'inchiostro può macchiare solo quando incontra qualcosa. Quando c'è una volontà più grande della tua, l'inchiostro, diciamo così, non trova più niente, nulla su cui aggrapparsi. Questo è uno stato di leggerezza che non puoi capire. Quando chiedi come posso capirlo, non è un capirlo, sentirai gioia e leggerezza. E soprattutto, cerca di intendere, cadrà il bisogno di capire. Leggerezza, gioia. Capire non è più importante, è importante solo a livello dove ho messo la macchina, dove ho parcheggiato, cosa devo comprare oggi per la spesa, per oggi, per domani. Ma non cercherei più di capire le grandi essenzialità della vita, perché esisto, eccetera, eccetera, perché tutto ciò assorbe qualsiasi domanda e non rimangono più domande. Forse ti sembra assurdo e ti confonde, ma a volte la confusione ci aiuta più di capire troppe cose. E grazie delle domande profonde che offri. Vorrei lasciare spazio a un'altra domanda, scusate, forse vi sto annoiando. Per favore devi venire qui, il cavo non è lungo. Accorgete di quel qualcosa che è al di là delle parole?
qui c'è. Buonasera a tutti, sono Rocco, Pier Giorgio, non so se ti ricorderà. Ciao Rocco. Niente, volevo fare la domanda, più che farla a te, volevo farla forse al pubblico qua presente, perché stiamo qua tutti in bella atmosfera, la nuova coscienza, tutto qua. Ma la nuova coscienza, voglio dire, ma poi, perché poi mi sono perso nella domanda, ma l'avevo pensata diversamente. Cioè, ma noi durante la quotidianità, quello che dobbiamo fare, la dobbiamo esprimere nella naturalezza, nella semplicità, nella vita quotidiana, voglio dire. Ho imparato anche la parola ampiezza, che significa, quindi vivere la vita in un'ampiezza semplice, totale, né senza denigrare niente e nessuno, insomma. O stiamo qua solo perché per risolvere una questione personale e tutto quanto, per chiedere come faccio a fare questo e come faccio a fare questo. Voglio dire, siamo consapevoli tutti di amare veramente il prossimo, qualsiasi cosa, il rispetto quotidiano, nella quotidianità. Questo è che volevo capire. Si vede questa cosa qua? O siamo solo qua stasera un gruppo di persone, di amici, occhi negli occhi, mano nella mano, e magari domani vedi l'ultimo arrivato, oppure vedi l'extracomunitario, o lo zingaro, o chiunque sia, e non ci volgiamo con quell'amore o con quella cosa che noi qua riusciamo a carpire. Se la carpiamo. Volevo dire questo. Posso dire una cosa anch'io? Tu puoi scegliere di essere buono o di non esserlo. Tu puoi scegliere di essere buono, oppure puoi essere buono e non esserlo poi. Non lo so. Non c'è la risposta giusta, te lo chiedo soltanto. Perché vedi, al telegiornale, gli amici o su WhatsApp, nessuno te lo chiederà. Ve lo siete mai chiesto? Quando potete scegliere di essere persone buone? È una bontà autentica o costruita e potete deciderla? Voglio dire, se una persona è essenzialmente buona, può scegliere di non essere buona. Ve lo sto solo chiedendo, chiedetevelo. Assolutamente. Così, che volevo capire. Quando io scelgo di essere buono o non esserlo, è reale? No. C'è qualcosa che non dipende dalla tua scelta, Rocco? Quello è ciò che sei. Esatto. La scelta è nella mente, è nell'ego. Io per esempio posso scegliere di non andare al mare perché magari da bambino mio cugino è affogato in mare. Io quindi scelgo di non andare al mare perché sono condizionato, per esempio, dal fatto che mio cugino è morto in mare. Però sento che nello scegliere sono libero. Esiste invece una libertà dallo scegliere, che vuol dire non essere condizionato. Cioè, se io posso scegliere di essere buono verso gli altri, è bontà. O è telecomando? Telecomando, chiaro. Capisci? Così vedi, Rocco, io non sto qui a raccontare alla gente di fare i buoni. Assolutamente, assolutamente. Ma quando scopriamo quello che siamo, non scegliamo più come essere o non essere. Assolutamente, non intendevo dire questo. Ma io lo so, ma tu puoi intendere quello che intendo io. Siamo mai in contatto con qualcosa in noi che non dipende dalle nostre scelte? Non sto dicendo che non sia importante scegliere, sto dicendo però che c'è qualcosa che non dipende dalla nostra scelta. Se io per esempio scelgo di essere in un modo anziché in un altro, quale dei due sono? Oppure, se vi piace, potreste essere qualcosa che è al di là di uno e dell'altro. La scelta divide. Lo capiamo questo? Così quando voi scegliete di fare i buoni, vuol dire che state facendo i buoni, non avete ancora contattato la bontà che non ha scelta. Potete scegliere di essere buono con lui, ma non con lei, perché lui vi è simpatico e lei no. Allora dietro a quella scelta c'è un interesse. La spiritualità, se potete capirlo, è scoprire qualcosa che non sceglie. Ma so che qualcuno direbbe che sono chiacchiere e filosofie. No, ma per chi parla non lo è.
È un esercizio che stiamo qua, proprio per svegliare quello. Non a caso la tematica di stasera si chiama il risveglio del cammino. Giusto? Sei fuori però. Ed è venuto da Bari, giusto? Da Matera. Da Matera, bellissimo. Scusate, vorrei usare il fatto che ci ha portato Rocco simpaticamente per farvi riflettere su questo. Quando siete bambini avete delle emozioni da bambini, quando siete in forze avete delle emozioni da mezza età, quando siete vecchi iniziate ad avere emozioni da vecchi. Avete mai contattato qualcosa che esce da questo tempo? Qualcosa che è a prescindere dall'età che avete esteriormente? Qualcosa, Krishnamurti dice una cosa potentissima, che la libertà c'è quando non scegliete. E voi direste no, la libertà è scegliere, ma Krishnamurti parla di una dimensione interiore, non esteriore, nel quale scegliere è importante. Però spesso quando andiamo al supermercato e possiamo scegliere tra 18.000 saponi, quella è un'illusione di libertà. Capite cosa voglio dire? Avete mai contattato qualcosa che non diventa? Voi siete adulti e avete delle emozioni da adulto, delle idee da adulti. Da anziani avrete delle idee da anziani, magari sarete preoccupati della morte, eccetera. Da bambini siete presi dalle emozioni da bambini. Ma c'è una parte di te, che è il vero te, che esce da questa dimensione, non diventa, è al di là del tempo. La consapevolezza del fatto che tutto cambia, come dice il Buddha, cambia essa stessa. Tutto ciò che in voi cambia è ciò che non siete. Avete mai contattato qualcosa che non cambiando non può scegliere? Qui non c'è un filosofo con un microfono. Potete vedere quello che vi si dice. Ora avete delle emozioni, in futuro ne avete altre. Ma c'è qualcosa che non sceglie? O che direbbe, come direbbero i mistici dell'India così bella, ciò che è. Quello è ciò che siete. È un'infinita pace. Non muore, non nasce. È la vera essere figli di Dio. È l'immagine e somiglianza di Dio di cui i testi esoterici parlano. Noi l'abbiamo completamente frainteso, pensando che Dio abbia le orecchie, i capelli e sia fatto tipo noi. Ma noi chi? Il corpo, le emozioni, i pensieri. Invece si parla di una dimensione infinitamente più profonda, nel quale, non essendoci tempo, come ci può essere una scelta? La scelta richiede tempo, vero? Non insisterò ulteriormente. E non so se c'era un'ultima domanda. Siccome sono una persona che vive prevalentemente nella razionalità, mi occupo di filosofia, allora questa sera la ringrazio perché mi ha regalato uno star bene insieme con gli altri, e adesso le vorrei fare una domanda sciocca per far vedere che non ho capito niente. E la domanda è questa: la sua attività, diciamo tutte queste esperienze, questo rapportarsi alla vita, hanno senz'altro delle ricadute sullo stare bene della persona, nello scoprire chi siamo, che è la più grande fortuna che può avere una persona, scoprire qual è la propria vocazione, no? C'è il mito di Er di Platone, che è bellissimo da questo punto di vista. Ma che relazione ha, ecco, tutto questo, queste attività, con le grandi sofferenze dell'umanità nel mondo, no? Penso alla Shoah, penso alle guerre che ci sono. Ecco, esiste una relazione tra queste meditazioni, queste riflessioni e il rapporto che noi possiamo avere con questi fiumi di sofferenza che ci sono e ci saranno sempre praticamente? Qual è l'atteggiamento da assumere? Non so se è una domanda sciocca o meno. Voglio parlare dal punto di vista personale, e la domanda non è affatto sciocca, e voglio usare le parole del grande Gautama il Buddha.
ogni sofferenza è generata dall'inconsapevolezza. Il Buddha diceva che la cura è la consapevolezza, e io sento che è profondamente vero. Tuttavia, se lei non lo sente vero, non deve essere convinto o forzato, semplicemente se lo chieda. È forse vero che esisterà sempre la sofferenza, ma potrebbe non essere vero, per esempio, se si incarnano sempre più anime che non hanno più bisogno di soffrire, perché in un certo senso sono abbastanza mature, il dono della vita di cui dicevamo prima, allora la sofferenza che motivo avrà di esserci? Se io vedo la sofferenza come qualcosa dovuta a una situazione sociopolitica, posso vedere una cosa parzialmente vera. Ma perché c'è quella situazione sociopolitica? Voglio dire che se l'uomo diventa più consapevole, potrebbe aver meno bisogno di soffrire. Io non voglio dire che è così. Vorrei semplicemente invitare a scoprirlo da sé. La filosofia è molto simile alla matematica che io amo, ma è la conseguenza del pensiero. È come se io mi mettessi su un fiume e andassi dal fiume alla foce. La pratica della consapevolezza va nell'altra direzione, matematicamente si dovrebbe dire verso. Cioè io risalgo a monte del pensiero, e non è una conseguenza del pensiero. La cultura è una conseguenza del pensiero. Ciò che voi siete è a monte del pensiero, quindi in un certo senso è nella direzione opposta. Possiamo scoprire chi siamo non capendolo, perché il capire dipende dal pensare. Ma se il nostro essere è prima del pensiero, come potremo capire chi siamo? Tanti mistici, tra cui alcuni grandi filosofi del passato, insegnavano questa non fortissima dipendenza da, per esempio Socrate non amava i sofisti, no? Perché dice che erano troppo, dalla parola di oggi, no? Lei è molto più esperto di me in questo, sofisticati, no? Perché dice che erano troppo sofisticati nel pensiero. C'è per esempio Eraclito, Plotino, che noi spesso li citiamo come filosofi, ma a volte paiono essere andati al di là del pensiero. Se io vado dal pensiero in poi, ho la cultura, ed è bellissima, personalmente la amo molto, ho il capire, ho la filosofia, ho la matematica, ma se io vado nell'altra direzione, per esempio, posso scoprire da dove il pensiero viene? Non posso capirlo, perché il capirlo viene dal pensiero, mi seguite? Ma se io vado alla radice del pensare, posso scoprire che io non sono un pensiero, che esiste in me un essere che non è un pensiero che io ho su chi mi sento di essere. Quella è la nostra vera realtà, e lì vi è una gioia immensa che non può essere capita. Io sento che i grandi maestri hanno profondamente ragione. La sofferenza sparisce dal mondo quando il mondo diviene più consapevole. Ma sento anche un'altra cosa. Non sta tanto a noi cercare di rendere il mondo consapevole. Sta a noi divenire noi esseri più consapevoli, individualmente e senza avere aspettative sugli altri. Quando noi iniziamo a divenire più consapevoli, ciò che noi scopriamo si emana sugli altri silenziosamente. Non vuol dire che deve forzare tutti a svegliarsi o a scoprire chi siamo. Magari non è il momento per loro, no? Però il fatto che non sia il momento per loro, perché dovrebbe voler dire che allora non è neanche il momento per me? Non è questo quello che fa un pioniere? Io amo tantissimo la filosofia, ma cercate di scoprire qualcosa che non è pensiero. Il vostro pensiero cambia, tra 40 anni, se sarete ancora vivi, avrete pensieri completamente diversi da ora. Potete scoprire qualcosa che è oltre il pensiero? Lì è l'essere che siamo. Potete tradurle in mille parole e pensieri, ma fate una scoperta che non è un pensiero. Solo quella vi libera. Un pensiero non può liberarvi perché dipende dalla mente. Quando io penso di essere qualcosa, è diverso da esserlo, vero?
e lo dico col tutto il rispetto per grandi filosofi e pensatori del passato e del presente e anche che verranno. Bene, vi ringrazio tantissimo. Non so se... E consapevolezza è una cosa su cui io sono d'accordo, la sento mia. Quello che io mi chiedo, allora, rispetto al bambino che soffre, dove lì non c'è un processo di consapevolizzazione assolutamente, no? Il bambino, proprio bambino, allora in quel caso il bambino soffre perché è il suo karma, perché paga il prezzo. Voglio capire bene questa cosa rispetto a sofferenza in innocenza. Grazie. Capire veramente aiuta. Tu hai veramente bisogno di capire questa cosa. Se ora ti chiedo, voglio capire se a Sydney qualcuno in questo momento sta indossando una camicia rossa a quadri bianchi. Veramente è importante. A volte quando lo capisci, qualcosa di più grande non fluisce. Anziché capire perché un bambino soffre, semplicemente cerca di non farlo soffrire. Anziché capire perché un bambino sta in quella condizione, cerca di non mettercelo. Il Buddha diceva che è molto più grande una persona che riduce anche di poco la sofferenza di una persona che spende migliaia di parole su che cosa sia la sofferenza. La vedi la grandezza del Buddha? Non sto dicendo del buddismo, sto dicendo proprio del Buddha. Così io ti invito, non cercare di capire tutto. Stai trasformando tutto in un concetto e hai anche insistito sul voglio capire bene. Perché? Perché non mi hanno chiesto, perché quando mi faccio tutti i discorsi, poi alla fine sì, ma allora secondo te perché? E io non so rispondere a volte. A volte fa più non saper rispondere che non rispondere a tutto. Cara Grazia Susi, voglio dirti un'ultima cosa. Lascia spazio alla presenza che non ha più bisogno di capire. Lì viene una benedizione infinita. Scoprila. Grazie a tutti e grazie all'associazione che anche mi ospita. Buona serata.